E adesso apriamo la nostra consueta pagina in diretta, perché in questi mesi, insomma, abbiamo parlato tanto di tamponi, abbiamo poi scoperto i test sierologici, ma saluto Paolo Renzetti e i suoi ospiti. Avevamo, anzi, non avevamo mai sentito parlare di test olfattivi. Allora, dalla sede dell'azienda The Prototype, che è abruzzese, a Pescara. Andiamo da Paolo Renzetti per scoprire di che cosa si tratta. Buon pomeriggio Paolo, buon pomeriggio anche ai tuoi ospiti. Sì, grazie Jacopo, hai detto bene, hai anticipato quello di cui parleremo nel corso di questo collegamento in diretta da Pescara, dalla sede della Prototype. Sì, parliamo di test rapidi di soglia olfattiva, così si chiamano, che sono stati messi a punto da Asteria, che è il reparto ricerca e sviluppo della Prototype, azienda innovativa pescarese. Ovviamente parliamo di questi test rapidi che vogliono scoprire se una persona ha dei problemi nell'olfatto e che potrebbero, usiamo il condizionale, poi portare ad altri accertamenti per una eventuale o meno positività al coronavirus. E parliamo di questi test rapidi con due ospiti, il dottor Carlo De Luca, che nella vita è un otorinolaringoiatra. E poi parliamo con l'architetto Martino Bucci, che è uno dei Buon pomeriggio. progettisti, di Sì. questi test rapidi. Allora, dottor De Luca, iniziamo a parlare di questi test rapidi. Innanzitutto chiedo com'è nata questa idea, com'è nato questo progetto e soprattutto vogliamo anticipare il fatto che voi avete tirato fuori questi test rapidi un anno fa, quando non si sapeva neanche cosa fosse il coronavirus. Sì, esatto. Allora, buonasera a tutti. Facendo io l'otorinolaringoiatra, in campo otorinolaringoiatico non esistono dei test olfattivi, soggettivi e rapidi da eseguire come un esame audiometrico. O perlomeno ce ne sono, ma sono molto complicati, né ci sono altri test olfattivi cosiddetti oggettivi, tranne i potenziali evocati olfattivi, quindi è una cosa molto complicata da eseguire. Da anni seguo questo settore e conoscendo per caso, incontrando l'architetto e i suoi altri collaboratori, fondatori della Prototype, abbiamo messo su questo reparto di ricerca e sviluppo che si chiama Asteria e abbiamo messo a punto questo test rapido olfattivo non per il Covid, ma per un uso clinico. Quando c'è stato il problema del Covid, a febbraio è iniziato a venire fuori il fatto che l'anosmia, o meglio la diminuzione o l'assenza della percezione degli odori, è uno dei primi, se non unici, sintomi del Covid, senza dare altri problemi. Questo problema però non è avvertito, diciamo, subito dal paziente, anzi spesso il paziente non lo sa. E allora ci è venuto in mente di fare uno studio e così abbiamo fatto questo studio con l'Università di Chieti, che sarà pubblicato tra pochissimo, ed c'è stata una netta corrispondenza tra l'esecuzione del test, che tra l'altro è rapidissimo perché ci sono praticamente queste Si ha quattro beneficio di fialette, telecamera, sì, perfetto, stiamo così vedendo, facciamo vedere. ci Ci sono sono anche quattro l'immagine che fialette che abbiamo si. registrato poco fa, proprio di questi piccoli test. Allora, vi faccio vedere semplicemente come si fa il test. Si rompe questa fialetta davanti al paziente che sta a occhi chiusi e si passa l'odorante. Il paziente deve rispondere alla prima, alla seconda, alla terza, scusate, o alla quarta fialetta e a seconda se esce il verde, l'arancio o il rosso, sente bene gli odori. Sente meno gli odori, sente solo gli odori forti, se non sente il rosso non sente per niente gli odori. Dopodiché c'è questo discorso qui che va applicato su un'applicazione, sul telefonino, e a questo punto devo cedere diciamo, la parola al dottor Bucci che vi spiegherà come funziona l'applicazione sul telefono, sullo smartphone. Esatto, allora dottor Bucci, vogliamo vedere attraverso lo smartphone come poi su questa app si può vedere anche il Sì. risultato di questo test? Allora, innanzitutto noi, diciamo, parallelamente allo sviluppo del prodotto abbiamo realizzato l'applicazione che si può scaricare gratuitamente dagli store sia per Apple che Android.
E come potete vedere noi entriamo subito nell'applicazione, accettiamo i termini d'uso e abbiamo subito una guida in linea. Dalla guida in linea noi capiamo che la boccetta bianca che faceva vedere il dottor De Luca è un pretest per definire la corretta esecuzione del successivo test. E, superata la guida in linea, comincia il vero test. Vuoi procedere? Sì. Allora, il test consiste in un sì e no. Molto rapidamente noi partiamo dalla boccetta bianca, dopodiché passiamo a quella verde e qui siamo ancora, diciamo, nella normalità, possiamo dire, del paziente. Ossia, se il paziente risponde sì, significa che il suo olfatto rientra in una condizione normale. Se altrimenti diciamo no, passiamo alla fase arancione o rossa a seconda della gravità. Ovviamente andando a finire, diciamo, anche al caso più, diciamo così, al caso più grave, questo ci permette di avere una risposta, quindi, del test, e a seconda poi della risposta noi possiamo produrre il referto medico. Non è ovviamente un referto medico, ma è un riferimento che per il medico può essere utilizzato, perché in tempo reale abbiamo una risposta che noi possiamo stampare o mandare direttamente. Dottor Bucci, io volevo vedere se ho capito, chiaramente parla assolutamente ad un totale profano della materia, ancor di più per quanto riguarda l'otorinolaringoiatria, ci mancherebbe. In sostanza è un test che non era pensato per il Covid, ma le cui conseguenze del Covid voi riuscite attraverso il vostro test ad arrivarci per via indiretta sostanzialmente, valutando se nel caso c'è l'eventuale anosmia, cioè il fatto di non sentire gli odori, e a quel punto poi si risale al ritroso, perché è una delle conseguenze principali del Covid. Ho capito bene? Con tutto, perdonatemi se non ho utilizzato termini abbastanza tecnici, ma è anche... facciamo chiarezza. Diciamo che il nostro intento era creare un test di soglia olfattiva. Ovviamente i fatti degli ultimi mesi e quindi quello che è venuto fuori a causa del Covid e anche della sintomatologia legata al Covid ci ha permesso di poter approfondire i nostri studi, che erano in realtà iniziati a fine anno. Questo prodotto era stato già presentato tra gli addetti ai lavori, tra le comunità di otorini, e ovviamente i fatti di marzo ci hanno, tra virgolette, permesso di allargare la nostra indagine, che attualmente, grazie anche all'ospedale di Chieti e al pool di ricercatori e professori, insieme al professor De Luca, stanno continuando a sperimentare il nostro test. Però dobbiamo sottolineare una cosa molto importante. Se questo test è normale, non significa che non c'è il Covid, è il contrario. Cioè, perché questo test potrebbe essere utile? Perché è molto rapido, cioè non è un test sierologico, che anche di quelli rapidi ci vogliono almeno 20 minuti per eseguirlo, questo si fa in 2 minuti. Quindi, per esempio, se c'è un evento dove devono entrare 30, 100 persone e c'è questo problema, facendo questo test qua, se vengono positivi, ai positivi si può dire è meglio che fai altri test per il Covid. Ma non significa che quelli che entrano, che non rispondono in maniera negativa, non hanno il Covid, però comunque è un pretest rapido, veloce, che permette di fare uno screening di massa laddove c'è l'opportunità di poterlo fare. Mi perdonate, vi posso chiedere quanto poi oggettivamente quanto costa un test del genere, quanto costerebbe sia al privato cittadino ma anche a un ente, se è una cosa, insomma, la sostenibilità economica, ecco, per ovviamente intende. Come le do la stessa risposta che ho dato al giornalista dell'ANSA, questo vorrebbe essere un test democratico per tutti, quindi dovrebbe avere un costo accessibile, non può essere considerato un test d'élite, vuole essere un qualcosa che serva a tutti, quindi ovviamente il costo deve essere un costo diciamo che permetta, come dire, che sia usufruibile, un uso di massa, un test usufruibile non potrà
Sì, di massa, perché in realtà serve anche fare, diciamo, servono fare indagini, servirebbe allargare l'indagine a tutta la popolazione. Quindi ovviamente per fare questo deve essere un costo accessibile necessariamente. Si parla di pochi euro, non è che... Non vorremmo superare la decina 10-15 euro, vorremmo essere dentro questa cifra per un kit. Dottor De Luca, tra l'altro vogliamo dire che voi avete donato 100 kit, si può avvicinare però al microfono, sì. 100 kit all'ospedale di Chieti, e c'è questa collaborazione di cui lei parlava, sì, prima, con l'ospedale di Chieti. Una collaborazione che è nata come e come si può sviluppare? Allora, la collaborazione è nata con l'università, perché proprio in quanto avevamo questo test, parlando con i colleghi e con i ricercatori dell'Università di Chieti, abbiamo praticamente pensato di applicare questa cosa a livello scientifico per far sì che questo test fosse validato proprio a livello scientifico per questa storia del Covid. I risultati sono stati ottimi e adesso stiamo pubblicando il lavoro, che è venuto proprio bene. Tra l'altro è partito già contemporaneamente un altro lavoro a Milano, dove stiamo facendo il discorso che facevamo prima, cioè mentre a Chieti abbiamo fatto il test a chi aveva il Covid, a Milano stiamo facendo il contrario, cioè stiamo facendo lo screening di massa per vedere quanti pazienti col Covid vengono fuori dal test. E quindi anche a Milano stanno facendo questa cosa qui. Jacopo, a te per sì, qualche altra considerazione, così poi ci avviamo alla chiusura. L'ultimissima, prima di chiudere, una curiosità davvero, visto che a questi test olfattivi, e ce l'avete spiegato molto bene, siete arrivati quasi in via incidentale, passatemi il termine, perché giustamente stavate mettendo a posto questi test, appunto questi test per un uso clinico, pensate che ci possano essere delle linee di sviluppo più settoriali in futuro per la vostra azienda, che riguardino esclusivamente il Covid, magari da andare a scovare in maniera diretta? Beh, il concetto è che nella ricerca e nella clinica spesso le idee vengono a tavolino, quindi per ora stiamo portando avanti questo discorso, che è molto importante. Certamente tutti i giorni parliamo di scienza e di ricerca e speriamo che vengano fuori delle belle idee. L'ultimissima, avete sentito ieri le parole del presidente Conte, che ha parlato per esempio degli aiuti dell'Europa, anche e soprattutto perché bisogna digitalizzare l'Italia, ma soprattutto innovare e aumentare i fondi per la ricerca. Ecco, voi un po' ci si spera, voi che siete proprio del settore. Si sfonda una porta aperta. La ricerca scientifica è un campo che richiede sempre comunque una risorsa economica importante. Non è un caso che i più grandi ricercatori, anche italiani, spesso vanno all'estero proprio per questo motivo. Quindi ci auguriamo che questo venga anche in Italia e ci dia una mano e un aiuto, anche a livello di imprese soprattutto. Soprattutto il fare impresa è necessario, dobbiamo ripartire, dobbiamo farlo con innovazione, con nuove idee e nuovi stimoli. Noi raccogliamo quello che abbiamo seminato, ma non ci fermiamo qui ovviamente. Siamo in conclusione, tra l'altro mi diceva dottor Bucci che sì, volevate ringraziare altri professionisti che hanno collaborato, certo, e hanno lavorato, certo, alla realizzazione di questo progetto. E poi, certo, due parole davvero in chiusura, sì, sulla vostra azienda, quello che fa la vostra azienda, quello che vorrà fare anche in futuro, fare, alla luce soprattutto di questo importante di questa importante ricerca che state portando, certo, avanti. Beh, innanzitutto il team è composto da me, Carlo, Andrea Pericoli e Francesco Ricciardi. E noi quattro abbiamo lavorato assiduamente anche, come dire, in tempi di Covid non ci siamo fermati per poter far arrivare i 100 kit all'ospedale di Chieti, e siamo molto contenti di essere riusciti in questa, come dire, impresa, ecco, perché ovviamente, come ricorderete, era difficile anche muoversi in, certo, questi ultimi mesi, però insomma siamo riusciti a organizzarci e a spedire tutto il lavoro a Chieti.
Bene, grazie, grazie davvero per averci accolto oggi nella vostra azienda, grazie al dottor Carlo De Luca e grazie al dottor Martino Bucci, progettista di questi kit per l'indagine sulla soglia olfattiva, grazie a Loris Bennato per l'assistenza tecnica. Da Pescara è tutto, in linea allo studio.